ben trovati a Restart. Per rispetto della normativa vigente, mi vedete con la mascherina, visto che nei giorni scorsi siamo poi registrati, quindi quando vedrete questa trasmissione non ce l'avrò più, perché nei giorni scorsi sono stato a contatto con dei positivi. La normativa prevede che al chiuso, nonostante vaccini, eccetera, io debba tenere la mascherina. Il mio ospite no, e saluto Elisabetta Zambon, vicepresidente, ben arrivata. Della Grazie. memoria storica Einaldi di Spada di Brisighella, giusto? Sì, giustamente. Grazie Maurizio, grazie per l'invito, È soprattutto. un'associazione che da tanti anni cerca di valorizzare la cultura e la storia di Brisighella e una giovanissima come vicepresidente ci fa piacere ospitarla, insomma. Grazie di cuore. Sì, devo dire che è stato un percorso molto, molto interessante, molto, molto intenso, perché io appartengo insomma all'associazione dal 2016. In realtà sono un po' cresciuta insieme all'associazione e facendo insomma gavetta attraverso l'organizzazione di eventi culturali, di mostre artistiche e di promozione della cultura, del territorio e di tutte le persone che in qualche modo si sono occupate e hanno dato un valore aggiunto alla terra di Brisighella. Ho imparato tantissimo e sono entrata prima nel consiglio direttivo fino appunto all'ottobre dell'anno scorso, dove con mia enorme gioia, onore e sorpresa sono stata nominata Però vicepresidente. non è una casualità perché scrivi, hai diretto delle rassegne elettorali dal punto di vista artistico, insomma c'è un background importante di curriculum. Sì, diciamo che dal 2014, sin da quando ho vinto un concorso poetico che si chiamava appunto Brisighella Romantica ed era promosso da un editore del territorio faentino, Mauro Gurioli, che appunto dirige la casa editrice Tempo al Libro, ho iniziato a entrare un po' nel magico mondo dell'editoria. È quasi come se lui mi avesse preso sotto la sua ala protettrice e io fossi stata un po' ragazza di bottega. E quindi ho iniziato ad addentrare sia nel mondo della poesia che nel mondo letterario, e alla fine è entrato a far parte della mia vita completamente. E poi negli anni ovviamente mi sono dilettata sia come autrice, ho pubblicato un paio di libri di poesia nel 2016-2017, ho vinto alcuni concorsi e poi mi sono proprio diciamo dedicata ai versi e ai libri degli altri, diventando fondamentalmente sia editor che promotrice culturale, organizzatrice di Una eventi. curiosità, Elisabetta, lo dicevamo prima di aprire la trasmissione, Zambon non è proprio un cognome romagnolo di Brisighella. No, ed è difficile da nascondere. In effetti le mie origini sono friulane, sia da parte di madre che di padre. Io sono nata e cresciuta nel Brisighellese, mi sono formata in terra di Romagna, ma mantengo un fortissimo legame con la mia terra d'origine, col Friuli, e da 2 anni lavoro anche per una casa editrice del Pordenonese che si chiama Samuele Editore, si occupa prevalentemente, se non addirittura in maniera esclusiva, di poesia e propone alcuni dei autori migliori del panorama nazionale a livello poetico. Oggi l'editoria sta passando uno dei momenti, come tutto il mondo dello spettacolo, difficilissimo, particolari, perché è difficile stampare, difficile vendere, difficile andare avanti, per intenderci. E nella parte che abbiamo sentito di Elisabetta, editor, tutte queste belle parole, anche inglese, editor, C'è una scripter, contaminazione qual è la inevitabile. parte più facile e anche naturalmente la parte più difficile? È più facile scrivere la poesia o fare la parte della direzione di un concorso, la correzione delle bozze, cioè ci sono tanti lavori, no, Sì, collegati. assolutamente. Poi dall'anno scorso appunto sono diventata direttrice di collana. E ho apprezzato ancora di più l'approccio globale al lavoro e all'autore. Indubbiamente il fatto di essere anche autrice è stato un punto di vantaggio, indubbiamente, perché ci si riesce a mettere nei panni dell'autore, del testo, del significato. Credo appunto che essere partita, diciamo, come autrice di testi mi abbia avvantaggiato notevolmente. Il
mondo dell'editoria è sicuramente complesso, specialmente in un paese come l'Italia, che purtroppo è ultimo nelle classifiche per quanto riguarda le vendite e il numero di lettori, e proprio anche in quest'ottica abbiamo deciso poi di promuovere un ciclo letterario per avvicinare sempre di più le persone al mondo della lettura e dei libri. E io in quest'ottica cerco di dare spazio spesso e volentieri ai libri, agli autori, agli scrittori, alle case editrici. Ma invece correggere le bozze, correggere quello che l'autore ha scritto, come si fa? Silvia, rimembri ancora? Ancora o ancor? Cioè, magari l'autore mette là e non la voleva mettere, è difficile. Assolutamente. Poi indubbiamente il ruolo importante di chi cura l'autore e l'opera è quello di dare delle direttive, dei consigli, senza andare a snaturare né l'autore stesso né appunto il significato che intende veicolare col suo testo. Quindi noi in realtà andiamo a conferire alcune linee guida, alcuni suggerimenti che tendano a migliorare quello che però è già nella natura stessa dell'autore. Faccio una domanda alla Marzullo: si può vivere di poesia o la poesia fa vivere? Allora, questa è un'ottima domanda. Indubbiamente credo che la poesia, specie attualmente, sia sottostimata, ma credo che sia una chiave di volta importantissima per sviluppare spirito critico e per analizzare la nostra realtà con una consapevolezza indubbiamente maggiore. Difficile vivere di poesia, se non impossibile. Ci sono tante firme ottime nel panorama poetico italiano attualmente e indubbiamente posso risponderti così: è un lavoro estremamente entusiasmante e in cui si fanno degli incontri davvero, davvero che ti cambiano anche la vita. Torniamo a Brisighella, all'Associazione Memoria Storica Inaldi Gli Spada, perché c'è un evento proprio in questi giorni. Esatto, allora siamo in partenza insieme fondamentalmente al Comune di Brisighella, che in realtà è l'organizzatore di questa rassegna letteraria che si intitola Quotidie Leggere. Abbiamo appunto deciso di proporre un ciclo letterario con incontri con gli autori, presentazioni di libri, proponendo fondamentalmente le ultime novità letterarie, proprio per promuovere la lettura e per avvicinare i lettori e le persone appunto non soltanto di Brisighella ma di tutto il nostro territorio a narrativa, poesia, saggistica. Spazieremo moltissimo con incontri a cadenza mensile, proprio per rendere meno netta la divisione tra persona che magari ha il desiderio di approcciarsi a un certo tipo di lettura e l'autore o il mondo della letteratura e della editoria, che spesso lo vediamo un pochino, non dico elitario, ma sicuramente un po' distaccato rispetto alla diciamo potenziale platea. Tra l'altro l'italiano sarebbe da educare alla lettura, perché è abituato alla breaking news, a quella che è nella locandina di fianco all'edicola, o quella che è appunto nel lancio del TG e in apertura, e poi non si approfondisce. Invece il libro, che sia un romanzo, che sia un libro di poesie, dà una dimensione completa dell'argomento. Esattamente, dà una dimensione completa e induce alla riflessione, soprattutto dà un grandissimo stimolo all'immaginazione, che è quella che un pochino ci manca, specialmente anche nel mondo dell'infanzia, perché il bambino deve avere il tempo e la possibilità di evolversi, di giocare anche con la fantasia, con l'immaginazione, con un potenziale. Anche perché ovviamente pensiamo soltanto alla lettura di un libro effettuato in un momento e poi magari riletto dopo alcuni anni di vita. Ogni messaggio viene veicolato e filtrato anche attraverso la nostra esperienza di vita personale e anche anagrafica, indubbiamente. Quindi in realtà il libro non è un oggetto sterile, statico, ma può essere appunto uno specchio amplificatore in qualsiasi momento della nostra esistenza, assumendo anche appunto dei significati molto diversi tra loro.
Gli autori, i poeti, naturalmente anche un po' tutti gli artisti, che sia un musicista, che sia appunto lo scrittore, sono influenzati molto dall'ambiente circostante. Brisighella aiuta da questo punto di vista, no? Brisighella sì, indubbiamente. O anche il Friuli. Allora, diciamo che gli ambienti di campagna, di montagna, rurali, che hanno anche appunto... Io ho citato leopardi. Un aspetto esatto. Dal colle si vede anche il mare, se vogliamo. Appunto, e anche Recanati, insomma, più o meno siamo in un ambiente bucolico, sicuramente invita tantissimo al silenzio, alla riflessione e quindi alla lettura. Non per nulla Brisighella è una terra indubbiamente amata da scrittori, da uomini di cultura, e proprio in questo senso abbiamo deciso di puntare sul territorio ancora una volta, iniziando, aprendo il ciclo di Quotidie Leggere, il 22 aprile con Cristiano Cavina, quindi un autore fortemente legato alla propria terra, in questo caso Casola Valsenio, ma intendo per estensione poi tutta la Romagna, ma che ha anche una importantissima risonanza nazionale. Abbiamo voluto coniugare questi due aspetti, promuovendo appunto e presentando l'ultimo libro che ha pubblicato per Bompiani a gennaio 2022, in cui si approccerà un po' al suo ruolo di padre attraverso questo romanzo, diciamo, familiare ma assolutamente anticonvenzionale, un po' come è il personaggio e di poi di naturalmente Cristiano. L'appuntamento proseguirà per diversi mesi, no? Sì, assolutamente. Arriveremo sicuramente fino alle porte di agosto con questa prima tranche di autori, ospiteremo anche Giulia Melandri, Luigia Sorrentino e Daniele Mencarelli, quindi stiamo parlando della società editrice Il Ponte Vecchio, di Mondadori e di Samuele Editore, Pordenone Legge per la poesia. Grazie Elisabetta Zambon per essere stata con noi oggi a Restart, vado a respirare. Grazie e a voi. Buona serata, anzi rimanete lì perché c'è un altro ospite. Ed è con noi adesso collegato Carlos Mejuto, si legge così Carlos? Sì, corretto. E parla con noi da Tenerife, è un avvocato, mi fa piacere che si colleghi alla nostra trasmissione Restart perché è molto interessante capire come sta andando l'economia anche fuori dall'Italia e se è vero che in quei paesi si sta meglio a livello economico. Così, così, ma... Sì che l'opportunità di investimento qua a Tenerife e alla Spagna, a Tenerife particolarmente, è molto buona per le cose che io te commento ora in l'intervista a continuazione. Io sono un avvocato d'affari con esperienze di molti anni nel diritto commerciale e nel diritto societario e collaboro da alcuni anni con il studio della dottoressa Emanuela Cantagalli. In Italia, certamente. Sì, esatto, con la quale abbiamo creato una sorta di ponte tra le imprese, gli studi notarili, gli avvocati, con interessi in Spagna, qua in Spagna di investire, ma anche di imprese spagnole con interesse di investire all'Italia, in Italia. La mia moglie... Chi ha più interesse? È meglio investire in Italia o in Spagna in questo momento? Io penso che in questo momento è molto buona l'opportunità di investire in Spagna e particolarmente alle Isole Canarie, dove l'imposto per esempio è l'IVA è un 7%, un 7%. Dopo lo che il governo canario ha fatto adesso una incentivazione alla costituzione di nuove attività imprenditoriali. Per esempio, nel scorso anno erano di 7.000 euro per le donne imprenditora e di 5.000 euro per gli uomini imprenditori che aprono un'attività qua alla Canarie e a patto di restare l'attività 3 anni, ma questo è normale. Ma questo è un esempio. Dopo, la pressione fiscale alle imprese qua è molto più bassa di quella sostenuta all'Italia e quindi questo è molto incentivo per gli investimenti adesso. Certamente non si può aprire una partita IVA, un'attività a Tenerife e lavorare in Italia, lì bisogna lavorare a Tenerife, non è come qualche paese del nord Europa che uno apre la partita IVA, apre l'azienda là, poi lavora in tutta Europa, giusto, avvocato? Sì, è vero. L'investimento qua alla Canaria può essere per le imprese tanto a livello di nuove imprese
de imprenditore como a nivel de la empresa italiana que puede ser interesada en abrir una filial o en diversificar las inversiones en otro país o en otra localización con una oportunidad de inversión, digamos, fiscalmente más atractiva que la Italia, por ejemplo. Es un modo no solo de emprendimiento, sino adesso per le imprese italiane che aveva interesse in fare una diversificazione dell'inversione o una apertura di nuove filiali, qua a Tenerife abbiamo una popolazione di circa 60.000 italiani, 60.000 italiani qua a vivere, solamente questa isola. Dopo, non solamente per il mercato spagnolo, pensa che solamente l'isola di Tenerife è circa di un milione di persone a vivere qua. Immagino però 100.000 persone qua. Immagino il turismo. Immagino che gli italiani lavorino più che altro nel turismo, però. O si può fare un'azienda e costruire un'azienda a Tenerife anche di qualche altro settore oltre al turismo? Sì, perfettamente. Per esempio, nella parte dei IT, tecnologiche, non so se mi capite, se sono. Ok, delle imprese tecnologiche. De qua a una empresa muy importante, por ejemplo, que se está a aprovechar de la infraestructura en la Canaria, que es la empresa Atos, es una empresa muy conocida de capital francese, que tiene un importante investimento en las Canarias, qua en esta isla, en la isla de Gran Canaria, porque qua la mano de obra es más bajo, el precio de la vida es más bajo. Non è così tan cara come il resto d'Europa. Senta, avvocato, quanto costa la benzina e quanto costano le utenze elettriche, quindi il riscaldamento, l'elettricità, che sono poi quelle cose che stanno danneggiando l'Italia e altri paesi? Esatto. L'Europa ora aveva un problema con l'elettricità, come tu sai, di che il prezzo dell'elettricità è più alto. Qua alle Canarie lo buono è che il tempo è tan buono che non è preciso riscaldamento. Dopo questo è un importante ahorro all'ora dell'investimento qua per un'azienda. Dopo la benzina è poco più da un euro. Quando nel resto siamo 1,7, 1,8. E qua il diesel l'altra settimana stava a 0,97. Senta, mi incuriosisce molto, sì. Perché ha detto le tasse sono molto più basse e le utenze, sì, anche per il clima calmierato dal mare, quindi mi immagino per 4, 5, 6 mesi si vada a maniche corte, no? Quindi ci sono tanti bellissimi vantaggi. Ecco, come si fa allora fisicamente? Ci dia un consiglio per dire voglio aprire un'azienda a Tenerife, alle Canarie. Il miglior consiglio per risparmiare denaro e problemi sempre è quello di andare di pari passo con professionalisti che conoscono tutte le opportunità favorevoli e consigliano il potenziale investitore dalla conoscenza del mercato di riferimento. Per questo io, qualsiasi imprenditore italiano o impresa italiana che desideri realizzare un progetto di investimento qua alla Spagna e concretamente a Tenerife o alle Isole Canarie in particolare, io vi invito a contattare lo studio della dottoressa Emanuela Cantagalli e procederemo a darvi una consulenza personalizzata guidandovi in tutti gli aspetti che può aiutarli nel suo progetto di investimento. Allo stesso modo gli forniremo consigli sulle sovvenzioni a cui puoi optare e un studio del progetto accompagnandoti lì se lo desideri e il suo sviluppo fino alla sua totale attuazione. Quindi lei dice mettetevi in contatto in Italia con uno studio specializzato come quello di Faenza, lo studio di Emanuela Cantagalli, poi lei avrà i suoi contatti per aprire un'azienda appunto in Spagna, le Isole Canarie, quindi in questo caso Tenerife, che tra l'altro dicono che è un'isola bellissima, no avvocato? È bellissima, è tanto. Gli italiani costa tanto per il tempo, perché è veramente una isola bellissima.
Poi naturalmente uno, dico una battuta, uno apre la sua azienda lì, lavora qualche anno, poi si Sì. trasferisce in Portogallo per godersi la pensione, no? Perché c'è anche questo fattore, no? Dico, poi in Portogallo la vita costa ancora meno, è vero? Sì, in Portogallo la vita, ma non è così tanto meno, perché in Portogallo il riscaldamento è preciso, perché il freddo, l'inverno è impossibile, ma qua a Tenerife no, e questo è una grande ventaja, è una grande, sì, ventaja, por encima dell'investimento in un paese dove tu devi risparmiare il soldi in riscaldamento e pagare l'elettricità più alta che in questo momento avete nell'Europa e quasi in tutto il mondo. Faccio anche Questo una pure critica perché. però, immagino la critica che l'imprenditore potrebbe fare sull'import-export, se apro un'azienda che comunque deve portare la propria merce anche nel continente, deve portarsi le materie prime dal continente, magari ci sono costi di trasporto molto elevati. Sì, ma questo è. Si fa uno studio di tutto questo perché, insomma, también molto dipende dalla quantità del prodotto che tu devi fare il trasporto qua, se molto la competitività è più alta, se è poco, evidentemente sì, è certo, ma è lo che e gli incentivi fiscali qua alle isole, giustamente per lo sviluppo di questo progetto empresariale e l'aiuto del governo spagnolo qua per questo sviluppo è importante e veramente si può fare un studio pormenorizzato dipendendo della inversione, dipendendo delle imprese o del progetto empresariale che vuole essere fatto qua. Grazie avvocato di Scusi in questi. italiano, ma non è molto buono e No, spero ma che il tu concetto sia più. era chiaro. Io la ringrazio del Sì. collegamento, il nostro tempo a disposizione è terminato, però Esatto. è stato sicuramente un consiglio, dei consigli importanti per gli imprenditori che vedono magari le Isole Canarie solo come una meta di vacanza, invece può essere anche un'opportunità economica Economica. di sviluppo, anche perché poi ci si raggiunge tutta la penisola iberica in maniera più veloce che partendo dall'Italia, se qualcuno ha interessi in quell'area dell'Europa. Bene ancora, grazie del collegamento con Tenerife e della sua disponibilità. Buona serata. Buona serata, grazie, grazie Maurizio.